Voglio essere il mignao. Sai come nessuno è riuscito mai. Catturerò. E così l'allenerò. Che mal di testa. Gna, gna, gna. Ma chi c'ha voglia di alzarsi? Ora capisco perché Do James ha sempre sonno. A proposito di Do James, forse è meglio che comincio ad alzarmi. Mi sono addormentata in divisa, ma non è possibile, di nuovo. Sono stati mesi così faticosi che ormai, oddio, adesso mi cambio. Ora io e Do James dovremo andare ad allenare i Pokémon, dovremmo già pensare a una sorta di evoluzione. Forse è meglio che mi prepari. Ok, doccia fatta. Cosa posso mettermi di... Day 4. Ecco qui, questo qui è perfetto. Ovviamente non posso uscire così allo scoperto con la divisa. Meglio essere sempre organizzati, mascherati e travestiti. Qui è tutto a posto, il computer, vabbè, sì, lo lascio acceso, tanto stavo facendo un download importante, sì, credo sia al percento, non so quale. Sì, spegniamo le luci perché me le dimentico sempre accese, anche se ci sono queste qui che non si possono spegnere già di loro, ma dettagli, noi proveremo a spegnerle perché sì. E questo orologio è rotto, per come tutti gli orologi che abbiamo. E qual era il numero della stanza di James? Era il 90, credo. Non mi ricordo più. Credo il 90. Vabbè, andiamo alla stanza 90. Ciao ragazzi. Vedo sempre molto attivi e tutti molto uguali, a quanto pare in questo pianeta siete tutti uguali. Era la stanza 90. Il 90 è qui al piano 2. Piano 2 90? Sì, credo di sì, siamo qua. Sì, 98. Sento già la presenza di Do James e la sua fastidiosità, proprio, la sento qui. Ma cosa... Non ci sono, Do James. Come non ci sei, Do James? Ma e dove è andato? Ma oggi avevamo organizzato tutto il nostro piano di andare a cercare di far evolvere i nostri Eevee. Io in Umbreon, lui in qualcos'altro che adesso non mi ricordo perché lui è molto bravo. Non so che evoluzione voleva, ma come? Io come mi organizzo adesso che lui non c'è? A parte che dove è andato? Abbiamo organizzato tutto un piano per oggi, tutto quello che dovevamo fare, e lui se ne esce con un non ci sono? Ah, mio Dio. A parte qui ci sono le persone lì. Buongiorno, salve. Avete qualcosa di interessante? Sì, a parte queste cose stracare. Buongiorno, lei? Forse sì, dovrei rinviare un'altra lettera alle mie carissime amiche. Perché non ho soldi, ho appena notato. Ah, mannaggia, è vero che li ho messi tutti via da parte. E io cosa me ne faccio io qui tutta sola? Non so cosa fare. Senza Do James, ha mandato all'aria tutti i nostri piani. Forse è meglio che esca dalla base e cominci a pensare a cosa posso fare in questa giornata. Credo che allenerò i Pokémon senza di lui. Credo sia abbastanza... Ma dove è andato soprattutto? Eppure non mi ha avvisato. A parte che ieri era tutto di fretta. Ok, usciamo di qui. Ieri era tutto di fretta che mi fa: oh sì, sì, domani andiamo a fare tutto quello che vuoi, andiamo a allenare i Pokémon, eccetera. Fa sempre piacere che per uscire dalla base bisogna tipo imparare a nuotare le cascate, eccetera. Ah, quanto amo la natura. Sì, è un po' faticoso stare sottoterra a vivere, però purtroppo è così che dobbiamo fare. E allora io alleno il mio Eevee e tu ti arrangi, Do James, ovunque tu sia, a quanto pare. Non so dove sei andato. E se fosse andato ad allenare il suo Pokémon per farlo evolvere prima del mio? No, 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 non se ne parla. Assolutamente no. Non se ne parla. Allora, vediamo un po'. Io non ho la minima idea di come farlo evolvere in Umbreon. Anche perché non sono molto esperta in queste cose. Ho sempre rubato Pokémon più che altro. È la prima volta che mi ritrovo ad, come dire, accudirne uno di mio, anche perché è una grande impresa accudire un Pokémon
però diciamo, oh che carino che sei tu che voli. Diciamo che mi sentivo abbastanza sola, anche se ho Do James come amico, mi scoccia. Quindi questo Eevee credo proprio che sarà il mio nuovo... Eevee? Sarà il mio nuovo patatino, e siccome voglio fare Bandam, perché noi siamo tutti molto scuri, io voglio che tu diventi un bellissimo Umbreon. Scordatelo, ti vedo lì pronto ad attaccarmi. Puoi anche no, assolutamente no, scordatelo. Non è così che funziona a casa mia. Se a casa tua funziona così, che tu vieni così, mi attacchi a caso, bene, da me no. Day 2. Ok, è notte, quindi potrei cominciare già a provare lotta. Azione. Olè. Oh, vai no, piccolo, ma se io ti adotterò prima o poi, sappilo. 21, no, scordatelo, la nostra amicizia finisce qui, non ci conosceremo mai più. Livello 4, mi interessi, vai. Lotta. Azione. Bene. Grande mio, cos'è qui? Cosa sei? Mostrati a me, ma cosa sei? A parte che sei un boss, ma a parte quello, ma sei un conigli. Mi assomigli tanto a una delle mie due sorelle. Azione. Muovi. Mio. Ratata. Fagli la bua, grande Eevee. Ma mi ha fatto tanto male, non scherzi. Ma neanche il tempo di vivere, azione, fagli la bua, grande. Neanche il tempo di arrivare che già mi fanno le cose. Così carina. Sto dicendo, meno male che mi hanno regalato un paio di Pokéball lì nel Team Rocket, perché sennò ero abbastanza spacciata. Magari se trovo qualcosa di interessante, tipo questo che sta volando, che è molto interessante. Vuoi per caso dirmi chi sei? Magari se ti giri, tesoro. Cosa sei? Day 4. Ma si può sapere quanto ti ci vuole ad evolverti? Io non lo so, tipo... sono giorni che sono qui a cercare di farti evolvere. Ce la possiamo fare. 26, uffa. 3 weeks later. Sono giorni che andiamo avanti con sta storia. Ti puoi evolvere? O dobbiamo stare qui a giocare fino a quando non ti evolvi? Dai, su, evolviti. Ma perché non ti evolvi? Sono giorni, notti che stiamo qui, Eevee. Ti devi evolvere, lo vuoi capire? Ehi. Ma cosa sei? Eevee, stai lontano. Vai lontano, Eevee, torna dentro. Torna ma qui. Ma che bello questo topo. Ok. Hai problemi col tuo Eevee? Sì, a parte che ho problemi anche con questi Pokémon che mi attaccano. A parte quello. Sì, ho problemi con il mio Eevee. Stia calmo lei che mi inquieta. Le vuoi un po' di caramelle? Ti serviranno col tuo Eevee. Cosa sono sti caramelle? Caramelle rare, ma cosa fanno? Sono rare. Ma sono buone per il Pokémon. Ma guarda che se dopo il mio Pokémon ha un attacco di mal di pancia e tu vieni a pulirgli la lettiera. Oh, guarda laggiù che bel Pokémon che c'è. Come? Dove? Scusa, io vedo soltanto un cos'è sto coso? Ma di che Pokémon stai parlando? Io vedo un albero. Dove sei andato? Ti vedo che scappi! Ma io cosa me ne faccio di ste caramelle? Ma io ho paura a darle al mio Pokémon! Ma sei pazzo? Ma... Sono una persona abbastanza irresponsabile se gli dassi delle caramelle così senza... Però magari funzionano.
E se funzionassero? Io non ho mai visto queste caramelle. Vabbè, dai, proviamoci. Ivy, ne vuoi delle caramelle? Oh! Ne bastava una! Evolviti! Ti prego, divento un Umbreon! Non ne potevo più! Ma, oh mio Dio, ma quanto sei... Mi stai superando di altezza. Sì, sei diventato un Umbreon! Quanto, oh mio Dio, sei bellissimo! Ce l'ho fatta, vivo le caro Umbreon! A parte perché sei ancora lì, Umbreon, vieni qui, sei bellissimo, che carino che sei. Easy, ho un Umbreon, che bello, sono felice, ho un Umbreon! Finalmente, mamma mia, non ne potevo più di viaggiare di notte, adesso me ne torno nella mia casetta carina, la mia camera, sto lì fino a morire e poi devo cercare anche Do James, perché anche Do James è da trovare prima o poi, credo che sia molto giusto come cosa, quindi torniamo a casa Umbreon. Sì, allora devo andare a capire dov'è Do James. Posso andare lì dai ricercatori là, degli scienziati che stanno lì sempre al computer, magari se le lo chiedo, magari mi avvisano. Eccoli qui, perfetto. Non c'è nessuno, sono tutti in vacanza? Ma stiamo scherzando? Ma non c'è nessuno, ma mi state prendendo in giro? Che pizza! Non c'è nessuno. Vabbè, chiedo. A chi chiedo? A qualcuno qui? A chi chiedo? Chiedo a te. Tu, mi scusi, lei. Salve. Salve signore, vorrei mettermi in contatto con Do James, un mio collega. È possibile? Certo, signorina. Usi pure uno dei nostri computer. La metteremo in contatto subito. Oh, grazie mille. Ok, ha detto la postazione qui. Ok, una di queste va benissimo. Ok, allora proviamo a metterci in contatto con Do James. E... in contatto. Vediamo un po'. A few moments later. Uffa, non mi risponde. Ah, ma cosa starà facendo di così importante?